Vedete di fronte a voi quella mascherina che sta addosso al fiorellino? È davanti alla mia finestra di casa. Vedete? Io sono una proletaria e la mia casa è povera, circondata da muri. Io quando mi alzo al mattino devo vedere quella roba lì, perché prima di poter vedere il cielo, vedete, 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 ce ne vuole prima che veda il cielo. Ora esco a levare quella mascherina perché io non posso avere davanti agli occhi questo spettacolo. È nocivo per la mia serenità ed è anche veramente simbolico. Quel fiore cresciuto in mezzo all'asfalto e nessuno lo libererà da quella mascherina se non lo fa qualcuno. Venite con me, andiamo a levare la mascherina. Dunque, tiriamoci dentro. Mi sono munita di guanti di lattice. Vedete il guanto? Lattice. Usa e getta. Vedete? Guanto di lattice. Usciamo. Andiamo. E devo fare anche in fretta perché non ho molti minuti di registrazione. Il mio cellulare non ha la potenza adeguata. Perché noi proletari siamo così. La casalinga di Genova, terza media, vero? Allora, adesso andiamo a togliere questa mascherina. Eccola qua, eccola qua. Dobbiamo usare una forbicina, vedete? In modo da non far male a fratello Fiore, ok? Fratello Fiore, lui poverino. Eccoci, eccoci, l'abbiamo presa. Perfetto, andiamo. Ora vi faccio vedere come devono essere smaltite queste schifezze. Le vedete? Questa roba qua non è carta, eh? Vedete? Plastica. Vedete che roba, eh? Cos'è questa? Una KN95. Allora, io non vi sto giudicando perché può succedere, può succedere. Aspettate un attimo. Tengo in mano, tengo le chiavi. Può succedere che tu ce l'hai in tasca queste robe, no? E ti cadono e non lo fai apposta. È successo anche a me, con mio grande dispiacere, perché a me non me ne frega un cazzo delle sanzioni. Mi preoccupo di più che queste mascherine inquinano l'ambiente e nessuno ci sta dicendo come potranno essere smaltite e quali sono i danni dell'eventuale smaltimento attraverso la combustione. Io sono ignorante perché sono solo una casalinga. Mi piacerebbe sapere. Aspetta che lo metto nell'altra mano perché sennò appunto mi contagio. Aspettate un attimo. Ecco. Dunque, cioè, professor Montanari. Il professor Montanari è l'unico che può, se lo si paga per una ricerca scientifica, dire questa roba qua finisce. Ecco, ve lo faccio vedere. Dove vanno messe le mascherine? Le mascherine vanno messe nel indifferenziato, d'accordo? Poi aspettate un attimo, aspetta un attimo lì, aspetta che giro, cioè non riesco a girare, va bene. Ora questi guanti io me li devo levare, entrambi i guanti, e buttarli nella spazzatura nell'indifferenziato. Allora, il professor Montanari, che l'ho studiato, può spiegare quali nanoparticelle potrebbero derivare dalla combustione di questi rifiuti. L'avete visto, era in plastica anche. D'accordo? Io sono ignorante, sono solo una casalinga. Però la domanda me la faccio. Quali saranno le conseguenze dello smaltimento di questa roba? Grazie a tutti per l'attenzione.